Adesso entriamo ancora di più nel vivo del, dell'argomento che ci siamo dati di, questo, di questi incontri con Matteo Guarnaccia, qui vicino a me, che introdurrà l'argomento in maniera un pochino più specifica. Non presento Matteo perché si può presentare benissimo da sé come ha fatto la Gilberto. La camicia è già abbastanza eloquente, ogni parola è inutile. Grazie. Grazie per l'invito. Allora, adesso parliamo, in un contesto tra molti virgolette antagonista, di una cosa che di solito non si fa riferimento quando si parla dell'uso, abuso di sostanze, e che è il fatto che molte società hanno tranquillamente accettato stati di coscienza modificati, anzi non solo hanno accettati, ma sono servite e servono in alcune realtà ancora oggi come cemento sociale, come fatto di coesione sociale. Questo non vuol dire che nella vecchia e eroica idea dell'uso delle sostanze che si è scaturita dagli anni 30 in poi in Occidente, per cui le sostanze come arma di liberazione individuale, come arma di lotta contro il potere, questa cosa invece in realtà serve per tenere unita la società, che può essere anche una società ingiusta, una società classista, una società assolutamente non tra quelle che noi possiamo immaginarci come società liberate. Questa cosa ha funzionato così in società preindustriali, pensiamo alle realtà tribali amazzoniche, realtà tribali di popolazioni nomadi del Nord America, ha funzionato così nella cultura indo-malaiana, e per chi conosce, ovviamente molti di voi conosceranno il Brave New World, il libro di Huxley, è una delle grandi paranoie che ha attraversato il secolo passato, per cui controllo sociale attraverso l'uso delle droghe. Non è certo una cosa che ha avuto uno spazio molto relativo nella storia più o meno recente, anche perché se pensiamo ai grandi sconvolgimenti sociali e politici del Novecento, le droghe hanno avuto un ruolo fondamentale. Questa cosa è abbastanza strana perché si pensa, appunto, noi abbiamo questa idea di uso di sostanze come idea di amplificazione, come distacco, come esortazione, come evoluzione in un certo senso, ma questa cosa in società in cui l'uso è tranquillamente accettato diventa una forma totale di controllo. Basta pensare a cosa succedeva una cultura che da sempre ha usato i funghi, che abbiamo visto prima, i funghi allucinogeni, la vita muscaria in primis, le culture siberiane, erano culture di grandi allevatori di renne in cui esistevano delle forme di classe molto, molto forti, c'erano i padroni di grandi mandri di renne che in qualche modo usavano queste sostanze, non certo per rendere più comunicanti la società divisa in classi, ma lo usavano proprio per anche distinguere e in qualche modo esacerbare il proprio potere rispetto a chi non aveva grandi mandri di renne. Difatti i primi esploratori che andavano in Siberia nel Settecento, tra l'altro uno spin-off di questi grandi viaggi del Settecento è stato Alice nel Paese delle Meraviglie, esiste ancora oggi la coppia che nell'Università di Oxford il buon Lewis Carroll ha sfogliato per inventarsi, darsi nella sua immaginazione, creare questa idea di Alice nel Paese delle Meraviglie. È una copia appunto delle relazioni di viaggio nella Siberia del Settecento, in cui si parla per prima volta appunto di funghi che fanno crescere, fanno diventare le persone piccolissime, per cui tutte le cose che conoscete bene della fiaba di racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie vengono da questa esplorazione. Insomma, quando nel Settecento i primi esploratori russi o svedesi andavano in Siberia, si accorsero che esisteva un uso classista delle sostanze. I primi che assumevano le sostanze, che mangiavano, consumavano la menta muscaria, erano i grandi allevatori, per cui avevano accesso ai funghi. I funghi, tra l'altro, erano funghi molto costosi, cioè erano in termini proprio di economia di scambio. Non era certo qualcosa che uno può immaginarsi anche in relazioni preindustriali, l'economia si basava anche sul fatto che i funghi costassero, per cui chi acquistava i funghi
la malinconia muscaria in particolare, erano i grandi allevatori, per cui c'era questo uso molto particolare per cui i grandi ricchi consumavano le loro tende la manita, poi uscivano di sera a urinare fuori dalla tenda, però avevano il a livello del loro appunto potere economico la bontà di distribuire la loro urina, che ovviamente veniva purificata sempre di più dalle sostanze tossiche rispetto ai passaggi appunto dei primi consumatori, per cui lasciavano fuori magari addirittura dei vasi, dei recipienti, per cui i più poveri del villaggio andavano appunto e consumavano l'urina di questi ricchi, per cui le vari passaggi che c'erano appunto di gente che consumava l'urina contaminata da malinconia muscaria sostenevano vari passaggi, per cui tutti quanti alla fine del villaggio passavano questo tipo di esperienza, per cui si marcava il fatto che ci fosse qualcuno a un livello molto alto che concedeva agli altri l'uso di questo accesso a stati di coscienza modificati. La stessa cosa valeva in altre culture, le culture mesoamericane, anche a dispetto di quanto uno possa pensare, non è che tutti quanti facessero consumo di funghi allucinogeni, anche perché in una dei pochi documenti che sono arrivati a noi dopo la conquista, quando arrivarono i monaci cristiani a studiare appunto l'uso di funghi allucinogeni, ovviamente tutto questo veniva rubricato nella grande dossier di stregoneria, di uso diabolico e di qualcosa che andava contro il cristianesimo, per cui molti documenti vennero distrutti. Si sa solo, tra i documenti rimasti, che il Montezuma, uno degli imperatori appunto azteco, quando venne incoronato distribuì alla popolazione del Messico dei funghi allucinogeni per rendere ancora più strabilianti e fantastiche le feste in onore della sua incoronazione, per cui vedete come anche in questo caso ci sia stato una da parte del potere una distribuzione agli stati più intimi della popolazione per rendere evidente il fatto che c'era una divisione sociale. Questo aspetto salta totalmente quando appunto questo tipo di consumo arriva in Europa. In Europa arriva e diventa un tipo di consumo individuale. L'Europa, per motivi che sappiamo storici, filosofici, eccetera, eccetera, è uno dei luoghi nel paese in cui ha molta più importanza l'individuo che il gruppo, la società. Per cui quando iniziarono a entrare nell'uso comune questo tipo di sostanze, non a caso entrarono ha sprombattuto in un ambiente molto particolare che era quello dei maledetti parigini dell'Ottocento, a seguito appunto delle scoperte scientifiche e militari fatte a seguito della spedizione di Napoleone in Egitto. Non è un caso che questi personaggi spingono molto sul fatto di che sia un uso personale, un uso individuale, un uso liberatorio, un uso che vada contro il conformismo sociale, per cui certo, se da secoli si consumava la cannabis nei paesi del Maghreb, nei paesi del Medio Oriente, ovviamente era un uso assolutamente accettato, normalizzato, un uso che faceva parte della tradizione, un uso che non metteva in dubbio i ruoli sociali, l'autorità. Quando arriva in Europa, i vari Baudelaire, i vari Rimbaud, eccetera, eccetera, tutti i nomi potete immaginarvi nel grande abecedario dei maledetti francesi, capiscono che questo uso può diventare qualcosa d'altro, aiutare l'individuo a spezzare i legami con il potere, in qualche modo diventa un'arma nell'arsenale della lotta contro il potere, potere non solo politico ma anche un potere psicologico, un potere religioso, per cui è un tipo di uso che entra in maniera totalmente diversa da quello che veniva sino allora usato nelle società, appunto, che usavano queste sostanze per appunto per cementare i ruoli sociali. Negli anni 30 sono i surrealisti a dare una sferzata a questo uso, infatti i surrealisti sono tra i primi che indicano queste sostanze come un mezzo totale per scardinare i rapporti con le autorità. E qui però entra in contemporanea, siamo negli anni più o meno anni 20, anni 30, anche un utilizzo di controllo sociale slegato dalle usanze proprie del luogo, per cui quando inizia personaggi come
Crowley, che era un grande esoterista inglese, a distribuire a dispetto appunto della conoscenza di chi andava nei teatri a seguire le sue conferenze, dava alla gente ignara di quello che gli veniva somministrato dalla mescalina, lo faceva per controllare il pensiero delle persone, per controllare il proprio a livello di imposizione mentale, quello che poteva essere creare un tipo di soggetti facilmente influenzabili. Questa cosa è iniziata appunto con i grandi occultisti, Gurdjieff eccetera eccetera, e in qualche modo viene portata avanti anche dalla scienza. La scienza subito si accoda a questi più o meno filosofi, a questi maghi, a questi artisti, e la grande prima esperienza sono nella Germania nazista, quando le sostanze psicoattive, che noi tutti quanti ci immaginiamo come qualcosa di estremamente fantastico, liberatorio, eccetera, eccetera, vengono usati nei primi campi di concentramento per capire in che modo poter controllare le relazioni della gente. Ci sono delle relazioni nei campi di concentramento in cui appunto venivano drogate a loro insaputa delle persone per vedere che tipo di risposta potevano offrire a un po' di controllo che veniva da parte delle autorità. Queste cose ovviamente nulla avevano a che fare con la liberazione, nulla avevano a che fare con l'evoluzione della mente, e non è un caso che poi i nazisti, quando mandarono in giro i loro esploratori sia in Amazzonia sia nelle zone indo-himalayane, cercassero proprio di assumere questo tipo di esperienze a loro, per la loro appunto visione del mondo, che è una visione del mondo totalizzante, di controllo totale. È un tipo di uso fatto proprio per controllare la mente. Non è un caso che poi, quando viene fuori da parte dei scienziati della Sandoz l'LSD, i primi a interessarsi non sono certo i filosofi, non sono certo gli artisti, ma sono le agenzie delle CIA, del controspionaggio sovietico, e quelli del controspionaggio americano. Non è un caso che un personaggio come appunto Albert Hoffman da subito capisca che questa cosa può essere una cosa molto pericolosa. È il primo a rifiutare le offerte fatte dall'allora OSS, che poi diventerà la CIA, i servizi segreti americani, di vendere il brevetto per essere prodotto appunto in America dalla CIA. Poi una serie di questioni appunto bypasseranno questo blocco, i servizi segreti americani, e produrranno in proprio in America queste sostanze per continuare ad usare le sostanze psicoattive per controllare la gente, come arma nell'arsenale della lotta della guerra fredda. Non è un caso che gli stessi esperimenti fatti da Timothy Leary e da altri personaggi che diventano famosi poi negli anni 60 sono sponsorizzati dalla CIA.